Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Powerplay, episodio 8. Siamo su Snake Prairie, prateria, mappa molto tosta, molto difficile. Io, gli abbonati di oggi sono Orseric, che ringrazio per la presenza e per l'aiuto. E quindi noi adesso metteremo ready e proveremo a fare 3 win. Non richiedo come al solito 3 win epiche, per due motivi. Uno, perché non sono in vocal, e questa, voi sapete ragazzi, che è una mappa in cui bisogna stare in vocal, in comunicazione, essendo una mappa piena d'erba e nella quale bisognerebbe comunicare. Il secondo motivo è perché comunque la season, come avete visto dall'episodio scorso, l'abbiamo praticamente buttata, quindi già un 30 potrebbe bastarmi un sacco. Allora, ovviamente io sono Nani, quindi subito ricarico la ulti. Speravo che Orso andasse a pushare la stella, invece no. Ok. Non so gli avversari ragazzi come possono essere messi, ma cerco di piano piano capirlo. Ok, utilizzo la testa adesso, ragazzi. Cerco di fare dei giri belli. Ah, devo teletrasportarmi per forza di cose. Io ci muoio per forza, ragazzi. Mi ha messo le mine e mi hanno chiuso davvero bene. Il problema, ragazzi, ora è che Iris continuerà a pushare me, perché lui ha la testa prima di me. Quindi ora mi sposto, ora che ce l'ho, ovviamente, e vado sull'Iris. Ho distrutto il totem, ma non ho distrutto Iris. Questo è un big problema. Bruttissimo totem. Non sta andando bene, ragazzi. Mi sa che sarà una lose. Cinque, sei ragazzi, posso ancora rimontarla. L'importante ora è beccare i miei nani. Se voi però vi attaccate a me, ovviamente, la testa punterebbe solo a noi, che siamo tutti nella stessa posizione. Se invece magari vi spostaste un minimo. E io niente, ho missato la testa finale. Sarei potuto andare in testa a nani. Ho sbagliato io. GG ragazzi, prima partita persa. Niente. Niente ragazzi, niente, giocata male anche dai miei compagni, nulla da dire. E rip, ci becchiamo alla seconda partita. Ok, eccoci qua ragazzi, partita trovata, siamo contro Brock, Tara e Bo, una comp abbastanza classica. Ok, chiuso molto bene da Rick, giocata bene. Tara l'abbiamo vista da lì a ricaricarsi la ulti. Io adesso vado da sinistra provando a spaccare il totem, perché spaccandolo ovviamente. Ok, per fortuna Rika ha evitato il grab di Tara. GG. GG. Molto molto meglio la situa. Ok, nulla qua smirato. Provo a farmi un attimo cioè un secondo la ulti, affinché nella situazione più pericolosa riesca e possa saltare. Sto un po' rosicando, lo state notando anche da come commento la partita, che sono un po' giù di morale. Perché sì, la prima partita la volevo vincere, non è andata nel modo che desideravo. Però raga, che si può fare? Nella vita si vince, si perde e bisogna accettare le sconfitte. Dovrò imparare ad accettare le sconfitte, ragazzi. Non è da me, ma devo. Ok, spacco per bene, così sappiamo se qualcuno passa. E ora, ragazzi, siamo in un vantaggio abbastanza buono. Il problema è che Rick è morto e ci ha fatto perdere le stelle che ci avrebbero dato il 33, sfortunatamente. Ma non rischieremo di perdere per fare un 3 punti in più, quello sicuramente. Ho l'ultimo gadget, mi conviene utilizzarlo mentre sono nell'erba e quando loro inizieranno a pusharci. Non devo avere fretta. Tanto arriveranno loro da noi. Killata Tara. E questo ci dovrebbe permettere di fare il 33. A meno che io adesso non muoia. Non muoio, anzi, mi faccio anche il bo. E GG. GG, partita terminata. Abbiamo recuperato un po' la lose che abbiamo fatto all'inizio.
Controlliamo un attimo la classifica quando siamo in posizione adesso grazie a questa win. E vedremo, sedicesimi. Ormai rega la season è buttata. Io ci avevo sperato quando eravamo ancora al quarto, quinto episodio, perché eravamo messi molto molto bene. Sfortunatamente una serie di eventi ci ha portato ad arrivare a quello dove siamo adesso. Detto ciò, il matchmaking probabilmente sarà lunghino, quindi ci becchiamo quando inizia la terza e probabile ultima partita. Come non detto, eccola qua. Siamo contro Poco, Tara e Bo. Comp di Mora, quindi direi ragazzi che potrebbe essere una easy win. Non voglio buffarmela, ma dovrebbe esserlo. Ovviamente la prima hit, ragazzi, mi permette di creare un vantaggio enorme. Vado a far fuori anche quel totem, non l'ho fatto fuori sfortunatamente. Però spacco già a sinistra. Mi raccomando, Rixi, a mio vantaggio non c'è bisogno che tu ti suicida. È fondamentale che tu non ti suicida. Guardate quanto ha curato quello. Ah, al muro, sfortunatamente. Ho ancora un ultimo gadget, quello lo terrò per la fine della partita. Oppure per quando veramente avrò un avversario che potrò killare. Tipo adesso. No. Ok, spaccato anche l'erba. Siamo messi in barbenino. Il problema è che abbiamo le mine qua a destra. Le disinnesco io perché so che i miei compagni probabilmente non le hanno viste. E ce ne liberiamo. Quella non l'ho vista neanche io che fosse lì. Allora, prima o poi ragazzi arriveranno loro. E se ci pushano in tre e li killiamo tutti e tre, abbiamo le stelle che ci permettono di fare il 33. Però dobbiamo sperare che arrivino loro in masse e che muoiano uno ad uno. Ok, il Bo è morto. Non capisco come la nostra Tara, cioè Orso, sia potuta morire. Non lo comprendo davvero, perché c'è una Tara che ti push, eccola. Io mi distrago pure a parlare, però Orso, porca la miseria. Da te sei difensivo con Tara e ti fai killare da una Tara che è offensiva. Bah. Non comprendo quello che è successo. Se Orso non fosse morto lì avremmo fatto il 33. Vabbè, io ci muoio perché sono un idiota. Per fortuna, ok, Orso almeno si è rivendicato e ha fatto recuperare la partita. Vedete che quando sono tiltato, raga, gioco proprio male. Non c'è nulla, cioè, verso il finale mi sono tiltato, ho iniziato a giocare male e sono morto due volte. Sono io, sono sbagliato di carattere, però sono fatto così, ragazzi, non ci posso fare nulla. D'altronde siamo comunque terzi, cioè, immaginate se non avessi tiltato così tanto, quanto potrei essere in questo momento. Anche globalmente sarei top 50, insomma. Ora facciamo una partita di Brawl Ball, metto Mortis e divertiamoci in quest'ultima partita, cerchiamo di tirarci su di morale. Scusatemi per questo video un po' giù di morale, ma veramente ho tiltato per la prima partita. Ci becchiamo quando inizia la partita di Brawl Ball. Ok, eccola qua. Siamo contro Bea e Barley. Ho notato che Bea non è maxata, il che mi permetterà di pushare e divertirmi. Recupero vita. Barley mi sta rompendo le balle. E questo è abbastanza fastidioso. Ma ora, come vedete, posso divertirmi senza problemi. Ok, partita molto easy, ragazzi. Soprattutto perché abbiamo come avversari due brawler che veramente io, una volta che sono avvicinato, sfortunatamente, raga, quell'ultimo dash l'ho fatto perché credevo di aver azionato i pipistrelli. Invece ho azionato il colpo normale e ho fatto per quello il dash a sinistra. Ma in realtà speravo di avere i pipistrelli. Ho sbagliato io nei calcoli, nei tempi. Fatto sta che ho ancora la ulti. Ancora la ulti. Proviamo a fare il trick. Proviamo a fare il trick, boys. Ok, niente trick. Potevo anche divertirmi un po' di più, ma è arrivato il momento di concludere il video. Io, ragazzi, vi ringrazio di averlo visto. E vi chiedo, come al solito, il consueto supporto. Iscrivetevi al canale, lasciare like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazzi.